Allora, signor Prospato, com'è la vostra situazione allo stato attuale? Siamo disoccupati. Oggi avrebbe dovuto essere il nostro giorno di lavoro, ma ci rifiutiamo di lavorare, ci siamo già messi in sciopero. Vi siete messi in sciopero? Voi cosa chiedete adesso? Sono state noi, visto che non siamo entrati a far parte dell'appalto della Tradeco e non capiamo perché, non lo riusciamo veramente a capire. Noi non capiamo chi ha fatto lo sbaglio, ma stiamo pagando noi. Noi vogliamo che ci venga assicurato un posto di lavoro con lo stipendio che prendevamo prima. Alle condizioni attuali non è fattibile? Mi non diceva è che è stato ridotto? No, perché ci viene proposto un contratto, ma con una paga inferiore a quella che noi prendiamo. Come lei, quante persone in questa situazione? 12. 12 persone, che da oggi di fatto si sono visti più che dimezzati l'orario? Sì, no, noi da domani siamo licenziati, non abbiamo niente proprio. Noi per ora non abbiamo né un lavoro, niente proprio. Questo contratto, questa cosa ne stanno parlando, ma non si sa quando inizia. Non ci possiamo manco mettere in ferie perché siamo stati licenziati, perciò ogni giorno che si prendono per decidere sono giorni dove noi siamo qua seduti senza stipendio, senza niente. Con i sindacati com'è la vostra situazione? Ma non ci hanno tutelato, assolutamente. Anzi, ci dicono che siamo stati ancora fortunati. Di cosa? Non lo so, perché ci siamo seduti noi qua, non loro. Le vostre richieste allo stato attuale? Un posto di lavoro con lo stipendio equivalente a prima. Volete aggiungere qualcosa, qualcuno? Abbiamo intenzione di continuare a scioperare, tanto ormai siamo senza stipendio e non abbiamo niente da perdere. E abbiamo intenzione di fare il giro di tutti i comuni. Chiediamo solo un posto di lavoro. Non chiediamo né pietà né mantenimenti, niente, un posto di lavoro. Solo lavorare. Dopodiché abbiamo intenzione di fare scattare delle recriminazioni verso i comuni, verso i sindacati, verso chi che sia. C'è una raccolta firma in atto? Sembrerebbe di sì. Il paese, una parte del paese che vi affianco. Certo, ha visto 10 anni cosa abbiamo fatto, adesso improvvisamente siamo diventati tutti invalidi e non andiamo più bene. Questo è stato riferito a voi? A noi. In una parte di 94 milioni di euro non c'era posto per noi.